in termini di servizi, in termini di attenzione, in termini di interventi. Occorre garantire che nel nostro Paese il principio di eguaglianza, sancito così bene dall'articolo 3 della Costituzione, si applichi anche per quanto riguarda la diversità dei suoi territori, da quelli urbani a quelli montani, a quelle delle aree interne. Particolarmente adesso, in cui si affiancano a servizi tradizionali, che occorre garantire anche nelle aree interne e nelle zone montane, si affiancano nuovi servizi, quelli nuovi che l'informatica e il progresso della scienza consentono e che anzi vanno indirizzati in maniera specifica, in prima linea per le aree montane e le zone interne, perché proprio i servizi che l'informatica consente, la digitalizzazione del nostro paese consente di cancellare distanze geografiche che hanno reso per tanto tempo periferiche e marginali alcune zone.